Cibo preferito? Se fossi un personaggio storico, chi saresti? Camillo Benso di Caun. Like octopus, like calamari, like prawns, everything, fish. Abbiamo appena incontrato Gru di Cattivissimo Me. Vendici questa penna. La devo vendere? Sì. Bro, ciao. La vuoi comprare? Ah? La vuoi comprare? Comprare, quanto? 10 centesimi. Va bene. Vabbè, oh! Ti do anche di più perché sei tu. Business. A 50. To. Diventerai ricco. Aspetta. Forte. L'ho venduta. Hai perso la penna. Silvestro, major salesman. Ho venduto, rimborsato e soddisfatto. Se tu fossi un animale, cosa saresti? Un bradipo, perché non faccio mai un cazzo. Sono un po' tirchio. Non me li ricordo. Qual è il tuo motto? Un gabbiano. Un tuo difetto? Sono ansioso. Come sta andando, Lore? Come sta non andando? Osimè! Un tuo difetto? Sono un grande fumatore. Se fossi un animale, saresti un? Un cane, credo, un labrador. Perché? Sono stupido, un po' stupido. In questo periodo Napoli, con tutta la situazione che si sta venendo a creare, no? Mare fuori, il Napoli, sia una città che, in cui si respira una forte tensione. Grazie. Oggi il sole splende come non mai. Non capiscono. Ripeto, non è una domanda. Oggi il sole splende come non mai. Non capisco. Allora, io ho mangiato prima 500 grammi di bresaola e mo mi sta venendo un po' di mal di pancia. Qualche consiglio, un farmaco che posso prendermi? Per il mal di pancia, ho mangiato un sacco di bresaola prima. Fernando. Grazie, Fernando. Se tu fossi un animale, quale saresti? Leone. Perché mi trovo su una sedia a rotelle. Oh, oh, scimmie. Se i lupi ululavano, cosa i corvi? La mafia. Se fossi un animale, quale saresti? Ti direi un semplice pesce. Allora, che volete che io esplodo? Un tuo tallone d'Achille. Maradona ha riuscito a tenerci entusiasmanti e ben voluti dal suo gioco meraviglioso. Al di là del colore della pelle, toglie anche il razzismo. Quindi noi siamo contenti di avere Osimhen. Un tuo difetto? Be happy, 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 be happy every day, be happy, 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 be happy every day. Questa scritta poi è storica, perché la gente non capisce un cazzo, non conosce un cazzo e parla sempre a vuoto. Allora io, per farli ben capire, gli ho dovuto scrivere un cartello e praticamente gli ho detto qualche parolina. Munnezzo, parla assai, senza sapere un cazzo. A questo dobbiamo premiarlo. Lo dobbiamo premiarlo perché è lui Re del Panciotto. Quindi dovete sempre andare da Re del Panciotto. Lei che squadra tifa? Napoli. Ovviamente. Però fare un appello. Questa intervista non verrà montata apposta per sfancularmi, va bene? Perché l'ultima volta che me l'hanno fatto il video l'abbiamo buttato giù, quindi... Attenzione ai segnalatori. Qual è il tuo motto? Non esiste il participio passato al verbo spendere. Preparatissimo. Se i lupi ululano i corvi. Shakalaka, ragazzi, cosa ne pensi del Napoli?
Cosa penso? Che per la prima volta... No, intanto vince. Vabbè. Per la prima volta non è soltanto la squadra più forte, ma è una grande squadra con un progetto. Cosa ne pensa di architettura napoleonica a Napoli? Non ho capito, architettura napoleonica? Che a Napoli ci sia architettura napoleonica non mi risulta, sarò ignorante in materia. Se fossi un personaggio storico, chi saresti? Raimondo di Sangro. Chi è? Principe di San Severo. Il tuo motto? Dal tramonto si intuisce l'alba. Un tuo pregio? Sono curioso. La vedo un po' stanco, tutto bene? Soffro di enfisema polmonare. Ah, scusi, allora. Un suo pregio? Il mio pregio? Quando lavoravo. Un difetto? Tutti. Il tuo motto? Se fossi un animale, cosa saresti? Tipo una zanzara, però di quelle totalmente... Sono inutili, non le zanzare. È la zanzara. Lucertole. Un pidocchio. Ciao, troppo ciao, content. Content. Ciao, troppo content. Ciao, Conte. Oh, volete sapere il finale? De patatracca. Ciao, un saluto dai amici di Troppo Content.